La prima cosa che si fa quando si avvia un'attività è la ricerca di capitale, la ricerca del grano, del cash. Ma siamo sicuri che questa sia la scelta, o meglio il percorso migliore? Altrimenti come si fa a avviare un'attività quando non si hanno i capitali, con le proprie risorse? Cos'è un info imprenditore? Cosa sono gli infoprodotti? E come si fa a dividere il guadagno dal tempo, guadagnare non lavorando? Lo vediamo insieme a Luca Parisi, CEO di Undecodable. Buona visione. Ciao, sono Luca Parisi e sono il CEO di Undecodable SRL. Registro questo video per tutte quelle persone che hanno un'idea, hanno un progetto, hanno un sogno e desiderano trasformarlo in una realtà concreta. Quando sono partito 5 anni fa, la mia idea era quella di fare le cose velocemente, di ottenere dei risultati concreti velocemente. Tuttavia, il tragitto non è stato così come l'avevo pensato e desiderato e anche disegnato. Ci sono stati davvero molti ostacoli in mezzo nel scegliere le persone, iniziare a guadagnare dei soldi, nel capire come ottimizzare al meglio il tempo per generare degli utili. Ricordo ancora il giorno in cui abbiamo deciso di gettare le nostre basi, di disegnare il progetto e di condividerlo, di estenderlo. Allora eravamo in 4-5 persone e ci eravamo radunati intorno ad un tavolo durante una colazione, durante un meetup, un meeting che avevamo fatto, se non ricordo male, o a Firenze o a Roma in un hotel, e ci stavamo proprio confrontando sul progetto ed erano nate le prime idee, i primi schizzi, le prime bozze. Quando penso a quel momento rivedo dei ragazzi super motivati, super stimolati, con una grande voglia di fare, ma purtroppo con tante competenze in meno, con tante lezioni imparate in meno, con tanti errori alle spalle in meno. Perché quando iniziamo, la cosa difficile è non conoscere queste tre cose: come fare lead generation, quindi come attirare nuovi clienti, come gestire al meglio le risorse a disposizione nella propria realtà e come utilizzare al meglio il tempo che abbiamo a disposizione. Infatti, proprio queste tre cose sono le tre risorse scarse che difficilmente un imprenditore under 30 riesce a utilizzare al meglio. Tant'è vero che se tu hai un'età tra i 20 e i 30 anni, probabilmente la cosa che prima di tutto penserai quando stai per sviluppare un progetto è chiedere i soldi a qualcuno. E tante volte, se questi soldi non ci sono, cosa faccio? Tante volte mi arrendo. Oppure l'altra cosa è andare dalle persone, quindi coinvolgere nuove persone. E se non ci sono i contatti, o li riesco a fare questi contatti, oppure mi arrendo. E tante volte partiamo semplicemente dall'utilizzare il tempo. Il punto è che magari invece di massimizzare la resa e minimizzare il tempo, utilizziamo un tempo infinito e tante volte finiamo per allungare questo tragitto. Ciò che voglio raccontare a tutte quelle persone che stanno guardando questo video è che molto probabilmente ci sono più momenti difficili che momenti semplici quando costruisci un'attività in proprio, quando costruisci un'impresa. Tuttavia è proprio questo che caratterizza la vita di un imprenditore, di un infoimprenditore: gioire di ogni momento, perché quel momento di difficoltà potrebbe essere la luce nei prossimi anni, nei prossimi giorni, quelle cose che ti permetteranno di evolvere, quelle cose che ti permetteranno di insegnare, trasmettere, condividere, le cose per le quali verrai pagato tanto. Guardandomi indietro in questi 5 anni vedo un ragazzo molto motivato, stimolato, con una grande passione. Tuttavia, ripercorrendo il percorso, vedo tanti ostacoli dovuti semplicemente all'inconsapevolezza di tante cose, all'incertezza di tante cose, all'inesperienza soprattutto di alcune cose che vengono semplicemente trasmesse con il tempo, con gli errori, con quello che si può apprendere durante il viaggio. Per cui ciò che ha caratterizzato il successo in questi anni è sempre stata la voglia di confezionare lezioni imparate, errori, esperienze, evitando di ripetere gli errori, cercando sempre di trovare delle soluzioni pratiche in ogni circostanza, soluzioni che poi le potessi replicare tutte le volte che volevo, quando avevo la necessità. Ci sono stati tanti momenti per i quali stavo decidendo di mollare, ci sono stati tanti momenti nei quali ho pensato di non farcela, ci sono stati tanti momenti nei quali ho pensato di perdere tutto. Tuttavia, la cosa bella che ha reso oggi la persona che sono è semplicemente la voglia e la passione di potercela fare, di poter credere che ce la potevo fare e soprattutto di sopperire alle mancanze con la volontà di imparare, con la volontà di apprendere, con la volontà di investire, investendo sempre quello che noi abbiamo nella nostra realtà.
Tutti i giorni vedo startup, vedo professionisti che hanno tanta voglia di iniziare e la prima cosa che fanno è cercano le risorse liquide a disposizione, quindi cercano finanziatori, cercano microcrediti, cercano business angel. Il punto è che non è la cosa da cui partire, poiché anche se in questo momento non avete soldi, la cosa importante è utilizzare al meglio la vostra realtà. Lo so, è vero, la cosa che tutti vorrebbero quando iniziano un progetto è avere dei soldini da parte, avere dei contatti e magari avere tanto tempo, ma la maggior parte delle volte questo non è la realtà che vive una persona che sta per iniziare, che sta per lanciare un progetto. Pertanto la cosa migliore è sempre utilizzare al meglio la realtà che abbiamo a disposizione. Se ti stai chiedendo quando tutto è iniziato ad andare nel verso giusto, ti posso assicurare che non è mai successo. Talvolta ha funzionato, talvolta non ha funzionato. Sicuramente i primi frutti li ho iniziati a raccogliere dopo 3 anni. Ho iniziato a fare prima di tutto il libero professionista, quindi lavoravo one to one, aiutavo dei clienti personalmente. Ho sempre aiutato i clienti in call in Skype, quindi la cosa più importante è sempre definire come vuoi lavorare con le persone. Vuoi lavorare dal vivo? Vuoi lavorare in remoto? Vuoi lavorare da una spiaggia? Io ho sempre definito come lavorare e ho sempre lavorato con un computer, su Skype oppure con un telefonino come quello con cui sto registrando adesso il video. Successivamente puoi iniziare a capire quanto quotare il tuo tempo, dargli un valore. Quindi, dopo che hai deciso come lavorare, quanto costa il tuo tempo? E la terza cosa, semplicemente raccontarlo, promuoverti e decidere quando sei pronto di divulgare, di condividere agli altri quello che fai. Tutto è iniziato quindi facendo delle consulenze online, one to one. Il punto è che se volevo costruire un'impresa, dovevo scollegare il tempo dal denaro. E da lì è nata la professione dell'info business, dell'infoimprenditore, in cui confeziono informazioni e le vendo, le metto a disposizione, le condivido per un target, per un pubblico che ho scelto, che ho selezionato e che soprattutto è disposto a comprare le informazioni che in questo caso veicolo. Se volessimo fare un'analisi di questi 5 anni, siamo partiti da zero, senza risorse, senza strumenti, senza competenze, eravamo però in team, ci aiutavamo, ci spalleggiavamo, c'era sicuramente un aiuto reciproco, per capire che avevamo bisogno poi di introiti, di utili per reinvestire nel marketing, nella pubblicità e soprattutto nel personal branding, nel farci conoscere. Abbiamo iniziato a utilizzare un computer e un telefonino e abbiamo iniziato a lavorare in remoto facendo delle consulenze one to one per poi guadagnare dei soldi e costruire la prima impresa liquida. Nel 2017 abbiamo costruito Undecodable, abbiamo realizzato la prima azienda e poi la seconda TNT Investimenti, che è una holding che ci ha permesso di vendere informazioni. Fondamentalmente noi cosa vendiamo? Consulenze, informazioni, soprattutto nel B2B e nel B2C. Oggi cosa fa Undecodable? Si rivolge a tutte quelle realtà aziendali oppure a tutti quei consumatori che vogliono l'unicità. L'unicità in che cosa? Nella strategia, nel progetto, nell'informazione, in modo tale che ogni cosa che noi facciamo sia insostituibile, soprattutto sia originale. Se volessimo vedere il futuro con occhi lungimiranti, quello che ci attende è l'innovazione, è l'unicità, l'originalità. Oggi siamo nel mercato dell'automazione, tutto ciò che ha un codice può essere sostituito con una macchina, con un robot, con un drone. Pertanto chiediti tutte le volte che stai per realizzare un'idea, un progetto, domandati se questa idea può essere originale, se può essere creativa, se può essere unica. E proprio in merito a questo, il World Economic Forum ha stabilito le 10 abilità, le 10 top skills della nuova era. Le abilità che ogni essere umano deve assolutamente possedere se vuole distinguersi, se vuole essere libero. E tra le prime tre c'è il problem solving, cioè la capacità di generare delle soluzioni quando magari in un'azienda tutti hanno dei problemi, hanno delle preoccupazioni, hanno delle incertezze. Arriva magari colui che ha quell'abilità e porta una soluzione, porta un'idea innovativa che genera un risultato. La seconda abilità tra le più importanti è il pensiero critico, quindi analizzare una situazione in modo tale che ci sia anche una risposta contraria, una risposta concreta, una risposta pragmatica. E la creatività che non può mancare, soprattutto in questa nuova era in cui tutto verte verso l'unicità, l'originalità. Mi rivolgo adesso a tutte quelle persone che stanno guardando questo video e voglio innanzitutto ringraziarvi per il tempo che avete dedicato nel guardare fino in fondo questo video e voglio dare un punto di vista per tutte quelle persone che in questo momento magari si stanno chiedendo che per imparare, per fare tutte queste cose può essere difficile, può essere lungo, può essere anche faticoso. La cosa importante semplicemente è che voi ci crediate in quello che state facendo, che voi ci mettiate il cuore, che voi ci mettiate il
dell'animo, che voi ci mettiate tutti gli stimoli possibili affinché possiate davvero realizzare tutto ciò che volete. Perché tutto quello che conta ce lo avete già dentro, è già dentro di voi e semplicemente va tutte le volte tirato fuori, portato in superficie e utilizzato. Il miglior consiglio che ho avuto in questi 5 anni è di fare della tua realtà la migliore opportunità, quindi utilizzare al meglio le risorse che hai a disposizione, i contatti che hai a disposizione e il tempo che hai a disposizione, affinché queste tre leve generino un risultato concreto e soprattutto che si possa replicare tutte le volte che vuoi. E se funziona una volta, funziona sempre. La cosa più importante però è che ci dovete credere voi, perché nessun altro può crederci al posto vostro. Detto questo, vi mando un caloroso abbraccio, saluto ognuno di voi e spero davvero di incontrarvi presto. Spero inoltre di essere stato utile in questo breve video e spero davvero che alcuni di questi consigli li possiate già mettere in pratica. Un abbraccione. Ciao!